120 g di burro fuso, 3 uova, 100 g di zucchero, vaniglia, un cucchiaio di uvetta, 150 g di farina, 50 g di fecola, 60 g di pinoli, 300 g di mele, mezza bustina di lievito. Fai sciogliere il burro a fuoco lento. Sbuccia le mele e tagliale a pezzetti. Aggiungi qualche goccia di limone per evitare che diventino scure. Il colore scuro è dovuto all'ossidazione dei polifenoli presenti nella polpa della mela. Con il termine polifenoli si indica una famiglia di diverse migliaia di composti che danno colore e aroma alla frutta. L'acido ascorbico, meglio conosciuto come vitamina C, presente nel limone, è un potente antiossidante che impedisce l'ossidazione dei polifenoli. Ora metti nell'impastatrice nell'ordine uova, zucchero, semi di vaniglia, burro fuso, farina, alla quale precedentemente avrai aggiunto e mescolato il lievito e la fecola, pinoli, uvetta, precedentemente messa in ammollo in acqua tiepida e quindi strizzata, e le mele a pezzetti. Versa l'impasto nella teglia imburrata e infarinata. E inforna a 180 gradi per 50 minuti. La torta lievita lentamente e diventa soffice. Il lievito chimico è un miscuglio di bicarbonato di sodio e acido tartarico che, quando viene riscaldato, libera anidride carbonica. Il gas gonfia l'impasto e lo rende morbido.